Benvenuti sullo strano canale. Oggi incontriamo una coppia che non è come le altre, perché nella mente di questi due individui abitano pensieri terribili. Questa storia si svolge tra il 2012 e il 2013. I protagonisti sono Dallin Miller e Mark Smith. Come spesso ho raccontato in altre storie, anche in questa è avvenuto l'incontro tra due menti inquiete e tenebrose che non hanno trovato di meglio da fare che seminare lutti e dolore. Dallin Miller nasce il 30 agosto 1985 a Toronto, in Canada. I genitori sono Wayne e Madeleine. Wayne è un pilota che è a capo anche di una compagnia aerea fondata da suo padre, la Millard Air. Al tempo del loro incontro, Madeleine è un assistente di volo. Dallin cresce quindi come figlio unico in una famiglia facoltosa ed eredita l'amore per il volo dal padre. Nel 1999, a soli 14 anni, stabilisce il record mondiale come la persona più giovane che abbia mai pilotato un elicottero e un aeroplano completamente da solo nell'arco di un giorno. Nonostante sia a tutti gli effetti un ragazzo ricco che può avere tutto ciò che vuole, non è vanitoso. Veste come gli altri ragazzi della sua età e guida un vecchio furgone. Non ci sono i classici segnali di allarme che sia destinato a fare del male al prossimo. Anzi, è un ragazzo generoso, sempre allegro, con una grande passione per il volo. In quella che ricorda la famosa storia di Mark Twain, Il principe e il povero, abbiamo da una parte Dallin nei panni del principe e dall'altra Mark Smith, che di certo non cresce nella bambagia come il suo futuro amico e compagno di crimini. Mark Smith nasce il 13 agosto 1987, sempre a Toronto. Nel suo caso si capisce subito che la strada che ha imboccato non porterà a nulla di buono. È un bambino irrequieto che si trasforma in un adolescente problematico e infine in un giovane uomo che va incontro ai primi problemi con la legge. Guida in stato di ebbrezza, possesso di sostanze illegali e atti vandalici. Lui e Dallin si conoscono perché ogni tanto Mark lavora presso l'hangar del padre di Dallin. In breve tempo stringono amicizia e diventano praticamente inseparabili. Il guaio di questa amicizia è che invece di farli maturare in modo sano come uomini, fomenta atteggiamenti riprovevoli in entrambi. Dallin, che di certo non ha bisogno di rubare, si ritrova a vagabondare di notte e a saccheggiare e vandalizzare cantieri edili insieme a Mark, in quelle che chiamano missioni. Se pensiamo che Mark prova forse un piacere perverso nel coinvolgere un ragazzo di buona famiglia in attività illegali, dobbiamo altresì pensare che Dallin glielo lascia fare, esaltato dall'adrenalina. Mentre gli anni passano, Dallin diventa un 27enne milionario che possiede già molte proprietà e un parco macchine di lusso. È diventato cinico e apatico. Compie ancora piccoli furti con Mark e purtroppo sono crimini destinati a lasciare spazio a qualcosa di peggio. Nel giugno del 2012 Laura Babcock, un'aspirante attrice di 23 anni, scompare. È una ragazza che lotta con qualche problema di salute mentale, ma tutto sommato è una persona solare e ottimista. Lei e Dallin si sono frequentati per un breve periodo, tra il 2008 e il 2009. Sebbene in seguito Dallin comincia una nuova relazione con un'altra ragazza, Christina Nudga, lui e Laura continuano a sentirsi e a vedersi. Il fatto è che la nuova ragazza di Dallin lo sa. La gelosia può far fare brutte cose alle persone, perciò Christina è la seconda sospettata dopo Dallin. Secondo i tabulati telefonici, l'ultima chiamata che ha fatto Laura è stata proprio a Dallin. Lui dice che Laura aveva cominciato a fare uso di droghe e che lo aveva chiamato per chiedergli di vendergliene un po'. Lui si era rifiutato e dopo quel momento non l'aveva più sentita. Questo è anche il periodo in cui tra Dallin e il padre cominciano gli screzi. Le discussioni vertono tutte sulla Millard Air, che sta avendo qualche difficoltà finanziaria. Secondo Dallin, il padre è un pessimo uomo d'affari. Lo definisce un fallito che ha fatto troppe mosse sbagliate. Il 29 novembre 2012, Wayne Millard viene trovato morto nel proprio letto, ucciso da un proiettile penetrato attraverso l'occhio sinistro. La polizia dichiara che si tratta di un suicidio dovuto ai suddetti problemi economici dell'azienda. Prima però interroga Dallin,
colui che ha trovato il cadavere. Dellen afferma che il padre era depresso da tempo e che questo lo ha spinto a togliersi la vita. Fine dell'interrogatorio e caso chiuso. Da notare che a pochi giorni dalla morte del genitore, Dellen fa cambiare le serrature dell'hangar della Millard Air e licenzia tutti quelli che ci lavorano. Arriviamo all'ultimo protagonista di questa storia, Tim Bosma, un canadese di 32 anni che vive nella piccola Ancaster, vicino a Hamilton, in Ontario. Dellen e Mark lo contattano per via di un annuncio che lui ha pubblicato riguardo un pick-up che vuole vendere, per far fronte alle spese di una famiglia che si sta allargando e che comprende già una bambina di 2 anni. Il trio stabilisce un incontro per fare una prova su strada del mezzo. Dellen e Mark arrivano a casa di Tim il 6 maggio 2013, alle 9:30 di sera. Tim spiega alla moglie Charlene che i due uomini vogliono fare un giro con il furgone per verificare che tutto sia in ordine prima di comprarlo. Lui li accompagnerà e tornerà in breve tempo. Ma questo non succede. Nessuno dei tre uomini si fa più vivo e Charlene, allarmata dal fatto che il marito non risponde al telefono e ai messaggi, chiama la polizia per denunciarne la scomparsa. Si pensa che i due misteriosi acquirenti abbiano rubato il pick-up e ucciso Tim, anche se la speranza di ritrovarlo vivo non abbandona chi si mette attivamente alla ricerca del buon padre di famiglia. Si scopre che il numero usato per contattare Tim appartiene a un cellulare usa e getta. Non è un buon segno, però è una traccia da seguire, visto che lo stesso numero è stato usato per contattare altri due uomini che volevano vendere il loro pick-up pochi giorni prima che Tim scomparisse. In un caso il venditore è rimasto ad aspettare invano, ma per quanto riguarda il secondo, l'incontro c'è stato. A questo secondo venditore non è successo nulla, molto probabilmente perché i due finti acquirenti non se la sono sentita di fare nulla e se ne sono andati dopo un giro di prova che forse non li ha soddisfatti. Ed è grazie alla testimonianza di questo secondo venditore che la polizia ottiene una descrizione del duo Dellen-Mark. Confrontando tale descrizione con quella di Charlene, la moglie di Tim, gli investigatori capiscono di avere a che fare con le stesse persone. Un particolare importante è il tatuaggio che uno dei due uomini ha sul polso e che riporta alla parola ambizione. Oltre a questo, l'uomo porta anche una borsa a tracolla. Entrambi i dettagli, dopo qualche ricerca e relative segnalazioni, portano dritto a Dellen Millard. L'11 maggio Dellen viene arrestato, ma non si decide a fare il nome dell'altro individuo che era con lui. Il giorno dopo, il pick-up di Tim viene trovato all'interno di un rimorchio della Millard Air, parcheggiato sul vialetto della casa della madre di Dellen. Il mezzo ha conservato tracce del sangue di Tim e di polvere da sparo, nonostante i tentativi fatti per ripulirlo. La minuscola fiamma che tiene accesa la speranza di trovare Tim in vita si spegne del tutto quando, il 14 maggio, dei resti umani vengono trovati all'interno di un inceneritore presente in un'azienda agricola dei Millard. L'analisi del DNA su alcuni denti e frammenti d'osso conferma che si tratta proprio di lui. Il 22 maggio anche Mark viene arrestato come soggetto coinvolto nella morte di Tim Bosman. Lui e Dellen vengono accusati di omicidio di primo grado. A tutt'oggi non sappiamo chi dei due sia stato a premere il grilletto, ma è indiscutibile il fatto che si siano liberati insieme del corpo di Tim, bruciandolo nell'inceneritore. Alla luce di questi terribili sviluppi, i detective rispolverano altri due casi che hanno in comune il nome di Dellen: la scomparsa di Laura Babcock, la sua ex ragazza, e il presunto suicidio di Wayne Millard, suo padre. Possibile che Dellen c'entri qualcosa? Per saperlo è necessario investigare in modo più approfondito rispetto a come è stato fatto in precedenza. Intanto il processo per l'omicidio di Tim comincia. Inutile dire che Dellen e Mark giocano a rimbalzarsi la colpa. Disegnano due diversi scenari in cui a sparare è stato di volta in volta Dellen o Mark. Per l'accusa e la difesa diventa un incontro di tennis giudiziario per riuscire a vincere l'incontro barra processo, risparmiando al proprio cliente l'ergastolo per omicidio. Alla fine, nell'aula di tribunale, prevale il buon senso. Dellen e Mark hanno pianificato e messo in atto il crimine ed erano entrambi presenti al momento della morte di Tim. Non ha importanza chi abbia sparato. Sono entrambi colpevoli di omicidio di primo grado ed è esattamente questa la sentenza che ascoltano il 17 giugno 2016, prima che il martelletto del giudice dichiari terminato il processo.
ergastolo per entrambi, con la possibilità di richiedere la condizionale non prima di 25 anni. Cristina, la ragazza di Dellen, viene processata nello stesso anno e si dichiara colpevole di intralcio alla giustizia, poiché era a conoscenza del fatto. Ha aiutato Dellen a disfarsi della pistola che ha ucciso Tim e a ripulire il pick-up. Una volta conclusosi il processo per la morte di Tim, si può accusare ufficialmente Dellen e Mark anche dell'omicidio di Laura Babcock. I resti di Laura non sono mai stati trovati, ma è forte il sospetto che i due criminali si siano liberati del suo corpo nello stesso modo utilizzato per distruggere quello di Tim, ovvero bruciandolo nel medesimo inceneritore. Come detto in precedenza, Cristina sapeva che Laura ed Ellen si frequentavano ancora e Laura non faceva nulla per negarlo, anzi, le inviava messaggi di scherno. Stanco di questo turbolento triangolo amoroso, Dellen aveva deciso di eliminare Laura. Come ulteriore prova, un borsone appartenente alla ragazza viene trovato nella stanza da letto di Dellen, usato come contenitore per bombolette spray. Dellen non si è nemmeno preso la briga di rimuovere la targhetta con il nome della ragazza. A fine processo, sulle teste di Dellen e Mark si abbatte un altro ergastolo. Resta ad affrontare il presunto suicidio di Wayne, il padre di Dellen, che nel tempo è diventato un omicidio, o per meglio dire, un parricidio. Per questo delitto deve pagare solo Dellen ed è quindi solo lui a presentarsi in tribunale per un terzo processo. Un figlio che, divenuto un uomo arrogante e aggressivo, aveva cominciato a litigare con il padre di continuo. Un figlio che bramava il controllo assoluto sull'azienda di famiglia ed era stato minacciato di esserne invece tagliato fuori completamente. Il movente è chiaro. Il suo alibi poi è risibile. Afferma che la notte in cui il padre si sarebbe suicidato, lui si trovava a casa di Mark. Sì, il suo complice negli altri crimini. Non poteva scegliere persona peggiore a sostegno di tale alibi. E dato che sulle semplici parole non si può basare un'accusa, è il suo cellulare che dimostra che si trovava invece in casa del padre dall'una di notte alle 6 del mattino. Il 24 settembre 2018, Dellen viene dichiarato colpevole di omicidio di primo grado. È stato appurato che ha sparato al padre mentre dormiva. Terzo ergastolo per lui. Tre persone hanno perso la vita. Premettendo e sottolineando che ogni delitto è ingiustificabile, sta di fatto che per l'omicidio di Laura e quello di Wayne esisteva un movente, mentre per quello di Tim non se ne trova uno. Laura è morta perché faceva parte di un triangolo amoroso divenuto ingombrante. Wayne è morto per la cupidigia del proprio figlio. Ma Tim? Un uomo che né Dellen né Mark avevano mai visto. Non è stato ucciso per rubargli il pick-up. È stato ucciso perché due scellerati avevano voglia di una scarica di adrenalina. Il principe e il povero, conosciutisi per caso. Chissà cosa ne sarebbe stato di Dellen se non avesse conosciuto Mark. Aveva già in sé il seme del male oppure è stato l'amico a piantarlo nel suo animo? Ad ogni modo, sarebbe stato meglio se non si fossero mai incontrati, perché hanno devastato tre famiglie, quattro se contiamo anche quella di Mark, lasciandosi dietro un deserto di morte e dolore. C'è una poesia di Alda Merini, dedicata all'amicizia, che recita così. Le persone capitano per caso nella nostra vita, ma non a caso. Spesso ci riempiono di insegnamenti, a volte ci fanno volare alto, altre ci schiantano a terra, insegnandoci il dolore, donandoci tutto, portandosi via tutto, lasciandoci niente. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre io vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!